Ciao ragazzi, bentornati di nuovo sul canale Star Casino Gratis. Questo era il mio quarto video della serie dedicata al canale YouTube Star Casino Gratis. Inoltre vi ricordo di visitare la loro pagina Instagram e di scaricare l'app gratuitamente dallo store. Eccoci qua ragazzi, siamo venuti alla schermata, siamo tornati alla schermata che più ci interessa, delle soprattutto del GTA 5 con le mod ragazzi. Siamo su 5M, siamo con un'altra fantastica mod creata da me per questo episodio, per questa serie dedicata al canale YouTube di Star Casino Gratis. Allora, oggi ragazzi siamo con la Bartolini, che ci ha chiamato l'azienda, la BRT. Ci ha detto, guarda, siccome nello scorso episodio, non mi ricordo lo scorso episodio, avevamo fatto il Corriere Espresso con la DHL, per quanto siamo stati bravi con la DHL, ha detto, guarda, ci serve un uomo, un operaio che ci porta i pacchi di Amazon, perché Amazon sta tanto consegnando tanto, ci serve un altro corriere bravo, e ci hanno dato a noi ragazzi, quindi ci hanno affidato, ci hanno fatto un contratto subito con la Bartolini per questo video, per questo episodio. Andremo con questo qui, questo bellissimo sprint del Mercedes, dato in dotazione dall'azienda Bartolini per oggi. Intanto sfondiamo vetri così a casaccio, vabbè, sfondiamo tutto. Quindi detto questo, poi vi faccio vedere, perché già ci hanno caricato al magazzino, già ci hanno caricato il nostro camion, lo faccio vedere. Ok, eccoci qua ragazzi, allora ve lo faccio vedere, non so se si vede, vedete dentro ci sono già dei pacchi, c'è stato caricato dalla nostra azienda, dai nostri magazzinieri hanno caricato questo bellissimo camion. Abbiamo già una destinazione, vedete, ci ha messo già, perché l'azienda dal Palmare già ci distribuisce tutti gli indirizzi e tutte le destinazioni giornaliere che dobbiamo fare oggi in questo incarico. La prima destinazione è una piccola zona residenziale, quindi qualche pacco di Amazon, ma sicuramente Amazon è quello più consegnato da Bartolini, DHL e anche altri corrieri, quindi che hanno le agevolazioni. Ok ragazzi, andiamo a fare questa nostra prima consegna, dai, subito, partiamo carichi, che dobbiamo fare tanto, abbiamo un furgone abbastanza pieno, quindi, cioè, non è che possiamo cinzischiare, insomma, quindi dobbiamo comunque andare a estrema, cioè non dico velocità perché il codice della strada va rispettato, ma fatto tante cose. Per fortuna stiamo beccando i verdi, caso strano male proprio, stiamo beccando i verdi, così forse vuole, perché non lo so, becchiamo sempre i rossi, giustamente, detto perché tu non devi prendere mai un verde. Ok ragazzi, dobbiamo mettere qua un po' una manovra abusivissima, però vabbè, e niente, quindi dobbiamo andare a 1,20 km, vediamo un po' cosa dobbiamo consegnare. Sicuramente dalla bolla di carico non si vede cosa sono, c'è scritto solo Amazon, quindi non so che pacchi, se sono grandi, piccoli, però però vabbè ragazzi, se sono piccoli li portiamo a maso. Abbiamo anche un carrello da poter utilizzare, che dopo vi farò vedere appena andiamo, raggiungiamo la destinazione delle questa nostra prima consegna. Non so quante consegne sono, perché il Palmare viene aggiornato in tempo reale, quindi dall'azienda, dalla Bartolini. Quindi noi, dove appena ci arriva la destinazione, noi andiamo. Quindi non è che dice oggi abbiamo 3 consegne, 4 consegne, non lo so. Non si sa quando sappiamo, dato quello perché suona, vabbè, comunque detto quello. Quindi raga, fatemi sapere anche sotto nei commenti se queste serie vi possono piacere, o se volete anche altre serie per il canale YouTube di Star Casino Gratis, perché queste sono serie esclusive solo per il canale di Star Casino Gratis. Ragazzi, che vi invito a iscrivervi e di passarvi tutti, mi raccomando, anche su Instagram e soprattutto di scaricarvi l'app gratuitamente dallo store sotto. Quindi mi raccomando, intanto stavo parlando, passiamo col rosso, ma noi non ci interessa proprio. Quindi erano piccoli dettagli questi, quindi va bene. Ok ragazzi, siamo 300 metri qui sopra, non so dove dobbiamo consegnare, però ci può stare, dai. Ok ragazzi, siamo arrivati, dobbiamo consegnare qua dietro. Dobbiamo consegnare qua dietro ragazzi, quindi sarà qualcosa per un'azienda. Ok, scendiamo, prendiamo un attimo il tablet, consultiamo un attimo che carico dobbiamo prendere, raga, perché dobbiamo vedere che carico dobbiamo prendere. Sì, stiamo consultando un attimo il tablet, il Palmare, che è l'azienda, come ho detto prima, che ci fornisce. Ok, un attimo, vediamo un po'. No, dove va sbagliato. Allora, vediamo un po'. Ok, ragazzi, guardate. Abbiamo il carrellino da trasporto, 2 pacchi, quindi abbiamo 2 consegne da fare. Vedete il carrellino, quindi abbiamo visto al tablet le consegne. Questa mod è fantastica, ragazzi. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti se vi può piacere, perché è molto bella. Vedete, siamo i pacchetti, consegnare, abbiamo consegnato proprio lì, quindi una porta sul retro dove prendono il stoccaggio la roba. Questo è un tipo un nightclub, quindi non so, saranno vini
alcolici, perché Amazon puoi ordinare anche queste cose, risparmi, volendo, quindi non lo so cosa hanno organizzato. Oh, questo è anche un nightclub, quindi non so cosa hanno potuto ordinare. Ok, a posto, abbiamo consegnato, grazie, arrivederci, grazie mille. Ok ragazzi, abbiamo consegnato, quindi andiamo alla prossima destinazione, vediamo un po' l'azienda della Bartolini, dove ci metterà il prossimo carico, la prossima destinazione da raggiungere. Quindi vediamo un po'. Ah, proprio qui di fronte, oggi quindi... Buono, ci ha messo le consegne proprio tutto qua, vuol dire che quindi nightclub, là è un altro che è ristorante, nightclub, ristorante, non lo so, quindi sto facendo consegnare un po' nei negozi, buono, buono perché siamo vicini, vediamo se possiamo passare, ok, possiamo passarci mo', quindi dai, sto facendo consegnare un po' nelle aziende, nei negozi, dai, ok, perfetto, controlliamo anche qua cosa dobbiamo prendere, tramite il tablet, il palmare, perché ci dice i giusti, se no dobbiamo scarbucare, cioè dove stanno dobbiamo spostare le scatole, destra e sinistra, quindi vediamo un attimo. Ok raga, consultiamo un attimo il tablet per vedere quali pacchi, perché ci sono dei codici a barre che noi spariamo con la pistola e lui legge, guarda, prendi il pacco numero quello che sta là sopra e lo prendiamo. Ok, prendiamo anche quest'altro, perfetto, altri due pacchi, consegniamoli qua, occhio perché... L'azienda Bartolini, sì, c'è la professionalità, soprattutto nei pacchi, non devono arrivare danneggiati, qui dobbiamo fare massima attenzione sia a portare il furgone, ma soprattutto alle consegne, perché ci tengono questi. Quindi, salve Bartolini, corriere, due pacchi. Ok, li appoggio qui fuori, grazie, non devi fermare nulla. Ok. Arrivederci, arrivederci, a posto, raga, consegnato anche quest'altro, non so. Quindi, già due consegne, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Mamma mia ragazzi, mamma mia, tante consegne oggi, due consegne, due estremamente, uno al nightclub e uno a questo ristorante nightclub, diciamo, quindi ci ha fatto consegnare un po' per i negozi, per fortuna, sai perché? Perché stavamo già qua, quindi il tablet è stato intelligente perché può vedere anche la nostra posizione tramite GPS, ha detto, va, sta qua, facciamoli consegnare tutta la roba che dobbiamo consegnare qua, che fa, prima facciamo andare un'altra parte e poi un'altra parte ancora. Adesso ci metto un'altra destinazione da 2 km. E niente, raga, vogliamo andare a vedere. Intanto dobbiamo stare anche poi quando portiamo il camion, ragazzi, perché, ripeto, ci sono molti pacchi fragili, non sappiamo cosa c'è dentro. Può essere un pezzo di elettronica, può essere anche dei bicchieri, dei piatti. Quindi dobbiamo stare, perché su Amazon si ordina di tutto, quindi dobbiamo stare estremamente, dobbiamo essere professionali. Quindi non dobbiamo cinzischiare, quindi dobbiamo stare attenti, anche se questo furgone è un po' pericoloso, però. Non vi dico il perché, è un po' pericoloso, c'è un po' l'handling... per chi capisce l'handling, sarebbe un file della macchina che permette la stabilità, diciamo così, non tanto perfetto, quindi alle curve traballa un po', quindi questi, ma questi sono dettagli che non vi sto raccontando adesso, ma in un altro video, non lo so, volete un giorno, ve lo dirò. Detto questo, vabbè raga, manca 1,5 km, ci vediamo appena arriviamo alla prossima destinazione di scarico. Allora eccoci qua raga, siamo giunti alla prossima destinazione di scarico. È il semaforo rosso, ovviamente, se non è rosso noi non ci accontentiamo, perché o in live o in video becchiamo sempre i rossi qui su GTA, quindi ormai è una nostra bestia nera, diciamo, i semafori rossi. Però ok ragazzi, dobbiamo consegnare qui, quindi qua dentro, 204 metri, questa è un'azienda dove fanno cinema, dove ci sono dei... No, ho sbagliato, credevo che fosse là ma non è. Quindi dobbiamo consegnare qua, una zona, quindi qua dobbiamo andare. Ok, vediamo un po', qua dietro dovrebbe essere. Sì, qua dietro, ok. Aspetta che devo fare manovra. Qua è... ci sta qualche negozio, qualche casa da consegnare, ma non lo so. Dobbiamo metterci bene dritti, ok. Ok, scendiamo. Non so cosa è qua. Praticamente il tablet qua ci ha detto se devi consegnare qua. Quindi sappiamo già il pacco che cos'è da consegnare, quindi non dobbiamo consultare il tablet. Ok, prendiamo, dobbiamo consegnare qua, non so, questo sarà mezzi uffici, quindi roba di uffici, roba di uffici tipo fogli per stampanti, penne, vabbè, roba d'ufficio, insomma. Salve Bartolini, c'è una consegna, ok, allora aspetto qui sotto, Ok, raga, aspettiamo che il giovane ragazzo viene a prendersi i pacchi e a firmarci la nostra bolla. Ok, a posto raga, appena firmato il giovane, vedete, ho cacciato il tablet perché ha messo la firma con il dito, con la pennetta, ormai si usa così, non si fa più cartaceo, ma si fa in formato elettronico. Ok,
sposiamo quella cosa, così almeno l'azienda sa che abbiamo consegnato, per cui gli arriva in tempo reale la firma, gli arriva in tempo reale, ragazzi. Ok, la prossima destinazione, subito, quindi a meno di un chilometro, quindi qua. Quindi il GPS è il tablet è intelligente, perché ci vede la posizione, in base alla posizione ci fa consegnare, beh, giustamente in base agli indirizzi, ai pacchi che abbiamo dentro al furgone, in base alla destinazione, tramite codice a barre, lui ci dà la destinazione. Non possiamo consegnare un pacco che non è nostro a 350 miliardi di chilometri, quindi per questo. Va bene, andiamo, ovviamente in rosso. Sta scendendo la notte, quindi già, ragazzi, qua, questa è la terza o la quarta consegna, non ricordo. Ok. Andiamo, andiamo, 600 metri, quindi qua dovrebbe essere. Oh, ma che ha fatto il furgone? Si sta rompendo il furgone. Ok, ragazzi, tutto a posto, era un problema un attimo, si era spaccato qualcosa, un attimo è stato subito aggiustato. Ok, ragazzi, dobbiamo andare qua. Quindi un'altra consegna, quindi questo che è tipo McDonald's. Quindi sicuramente hanno ordinato qualcosa. Ok, arriviamo qua. Però sto furgone è molto molto agile, si porta. Allora, raga, intanto sta scendendo la notte. Sta scendendo la notte qua. Intanto prendiamo il carico. Andiamo qua, qua dove si fanno le consegne sul retro, dove si consegnano comunque anche i camion grandi. Quando vanno le consegne si consegnano qua. Quindi, ok, portiamo, salve, Corriere Amazon, ho due pacchi molto fragili per voi, lascio qui fuori. Ok, grazie. Ok, ragazzi, lasciato qua fuori, vediamo se dobbiamo fare un'altra consegna. Non so, questo, ragazzi, è la giornata in tempo reale, il palmare. O abbiamo finito e dobbiamo riportare il furgone all'azienda Bartolini. Vediamo, vediamo cosa succede. No, mi dà un'altra destinazione. Sì, un'altra destinazione, ragazzi, vabbè, ci dà un'altra destinazione. Andiamo, tanto lavoro oggi per Bartolini, tante consegne, i pacchi di Amazon, abbiamo consegnati già parecchi. Vediamo un po' se possiamo uscire da... No, addio, aspetta, qua si può uscire da qua? Diciamo di sì, perfetto. È molto manovrabile sto furgone, intanto è rosso, ovviamente. Vabbè, raga, allora se è rosso, per non farvi aspettare, ci vediamo appena arriviamo all'altro punto di scarico. Ok, raga, siamo arrivati, dobbiamo consegnare qua. Qua è un altro tipo negozio, nightclub, bar. Ok, ci fa lasciare il furgone qua. Ok, qua, ragazzi, molte consegne ai negozi, più che a casa una volta, ma neanche. Quindi oggi molte più consegne ai negozi, nightclub, ristoranti, tipo McDonald's. Cioè, più consegne di questo, cioè, più consegne sui locali, insomma. Quindi vuol dire che molto Amazon hanno ordinato molti locali. Non so cosa hanno ordinato, perché Amazon fa anche... Vende anche queste cose per i negozi. Quindi oggi molte consegne per i negozi oggi. Salve Corriere Bartolini, sono due pacchi per voi, c'è da firmare, grazie. Lascio qui fuori? Lascio qui, ok. Che raga, abbiamo lasciato là, ci hanno detto loro. Quindi intanto siamo intascati abbastanza soldi. Dobbiamo andare assieme urgenza, che non possiamo aspettare. Vediamo un po' la prossima destinazione dove ci ha messo il tablet. Ah, ci fa tornare al deposito, ragazzi. Quindi vuol dire che il furgone abbiamo svuotato tutte le consegne che ci hanno caricato al magazzino centrale della Bartolini. Tutto il palmare delle consegne è stato fatto, ragazzi. Abbiamo consegnato tutto. Siamo stati bravissimi proprio a consegnare tutto. Ok, dobbiamo riportare il furgone all'azienda. Se passa qualcuno, occhio qua. Quindi dobbiamo riportare il nostro furgone all'azienda. Qua possiamo passare con rosso, dove ci sono anche altri colleghi. Non lo so, sta a fare qualche altra consegna questo collega. Ah, sì, sicuramente, perché là c'è un magazzino della Prenatal, un altro negozio che fa anche queste cose qua. Quindi, sicuramente sta consegnando qualcosa. Oh, è verde, non lo so, la gente passa col rosso qua. Siamo proprio abusivi. Ok, raga, è rosso, stiamo tornando all'azienda. Dai, non è andato male questo giorno, o questa nuova azienda là, col Corriere Espresso Bartolini, ragazzi. Dai, non è andata malvagia la cosa, ci siamo comunque divertiti. Divertiti a fare le consegne. Siamo stati ingaggiati solo per questo show. Non so se ricontinuare. Non so se a Bartolini le è piaciuto il nostro modo di lavorare oggi. Comunque siamo stati professionali, consegnato, gentili con il cliente, tutto. Quindi diciamo che è andata bene, raga, quest'altro giorno di lavoro con la Bartolini. Quindi tanto sto semaforo qua, l'eternità furore. Ok, si è fatto verde, tanto avanti è rosso, giustamente, vabbè. Questi sono dettagli, però vabbè, siamo arrivati, dobbiamo girare comunque a destra, quindi siamo arrivati a, siamo 200 metri dal deposito centrale della Bartolini per riconsegnare le chiavi, il furgone, per fare un rapporto della giornata, se tutto è andato bene, se i pacchi sono arrivati bene, se il cliente si è lamentato, vabbè,
eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, quello che si fanno in molte aziende di consegne, di corrieri, soprattutto di dove si portano queste cose qua, che comunque porti pacchi fragili e delicati comunque. Quindi c'è molto traffico, vedete, c'è un po' di traffico oggi, intanto si è fatto verde, grazie a Dio beato. Ok, allora dobbiamo girare qua. Passi, passi, prego, prego. Ok. Perfetto, dobbiamo riconsiderare il camion lì, vedi, c'erano anche dei... Ah, forse ci sono dei colleghi, ci ho visto delle macchine. Qualche collega nell'azienda, cioè. Ok. Perfetto, abbiamo riconsegnato il furgone, ragazzi. Quindi l'abbiamo messo dentro a no, questo garage. Questo è il garage deposito centrale, perché questa è tutta l'azienda Bartolini. Qui c'è l'azienda. Poi ci sono, vedete, i vari mezzi da prendere, perché potremmo fare consegne anche con macchine. Possiamo fare lo speedy pizza con la moto. Quindi, ragazzi, fateci sapere qui al canale Star Casino Gratis. Canale YouTube, qui sotto nei commenti, se vi fa piacere, può continuare questa serie o arricchire di più Bartolini anche con la macchina, con altri mezzi. Quindi, ragazzi, posso far di tutto, mettete tutto. Ragazzi, grazie di essere stati qui con noi sul canale Star Casino Gratis. Xpazzo X vi saluta, ragazzi. Un mega abbraccio a tutti. Ci becchiamo presto con altri video, serie e mod qui su GTA 5, qui sul canale di Star Casino Gratis. Un mega abbraccio e a presto. Ciao a tutti, ragazzi.